Dunque, il terzo comandamento è l'argomento di questa sera. Ricordare di santificare le feste. Seguiremo appunto gli insegnamenti del Catechismo della Chiesa Cattolica che ci introduca dentro questo importantissimo comandamento che evidentemente affonda le sue radici nel precetto veterotestamentario del Decalogo che dice ricordare del giorno di sabato per santificarlo. E qui già troviamo una prima area problematica, no? Perché ci sono alcuni comandamenti del Decalogo che evidentemente si conservano nella sostanza, perché la sostanza rimane immutata, ma dopo l'incarnazione e dopo l'avvento di nostro Signore Gesù Cristo cambiano leggermente nelle modalità di attuazione, nel senso che o vengono dilatati, come per esempio vedremo con il quinto, con il sesto comandamento, come Gesù spiega nel discorso della montagna, no? Quindi non è soltanto non uccidere, ma è anche non ledere in nessun modo al prossimo, alla sua dignità, alla sua persona, come vedremo a suo tempo. Non è soltanto non commettere adulterio, per il sesto comandamento, ma è non commettere atti impuri. Questa dilatazione ha il fondamento nella esplicita asserzione di Gesù di essere venuto a completare, quindi a portare a perfezione il Decalogo, non ad abolirlo. Quindi, ecco, nel terzo comandamento troviamo invece una mutazione, nel senso che il giorno del Signore non è più il sabato, ma è la domenica. Quindi capiamo subito che sarebbe proprio un argomentare abbastanza, mi si passi il termine sciocco, andare a dire, ah, ma c'è scritto ricordati del giorno di sabato per santificarlo, quindi chi l'ha detto che dobbiamo santificare la domenica, no? Anche nel primo comandamento, e su questo fanno per esempio leva alcuni, come diciamo, gruppi di fratelli e di sorelle, alcuni non cattolici, altri proprio non cristiani, anche se usano del nome di Cristo, e fanno leva sul primo comandamento per negare, per esempio, il culto che i cattolici rendono alle immagini, no? All'immagine di nostro Signore Gesù Cristo, alle immagini della Madonna, alle immagini dei santi. Noi facciamo il presepe, per esempio, no? Che è, nelle nostre chiese ci sono le statue, nelle nostre case ci sono i crocifissi, le immagini sacre. Allora, se uno prende il primo comandamento e lo interpreta in maniera appunto acritica, fondamentalistica, senza quella dovuta attenzione ai rapporti tra l'antico e il nuovo, dice: Ah, tu stai peccando di idolatria. Lì c'è scritto: Non farti immagine alcuna, né di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra. Non ti prostrare davanti ad esse, per carità. D'accordo? Quindi immaginiamo, no? Durante l'azione liturgica del Venerdì Santo, quando si potrà fare come Dio comanda, speriamo presto, tutti i fedeli si inginocchiano davanti al crocifisso e lo baciano. Ah, figuriamoci, no? Quindi avremmo fatto, se uno stesse a questa interpretazione, un atto di idolatria pubblica, insomma, no? Addirittura, perché la croce è un'immagine sensibile, visibile. Allora, questo perché comprendiamo, perché anche nel terzo comandamento, come vedremo, c'è una possibilità di relazionarsi adesso, come dire, malsana, quindi che comporta degli atteggiamenti estremistici o rigidi, o estremamente rigidi, che non sono, come dire, fondati nella realtà e rischiano di fare più male che bene e di farci ritornare a un ambiente, come dire, simile a quello giudaico che Gesù ha combattuto. Noi sappiamo che nei Vangeli Gesù ha santamente, chiaramente Gesù non faceva battaglie nel senso polemico, no? Però ha santamente osteggiato quella visione, come dire, ipertrofica, chiamiamola così, del sabato, che nel corso degli anni si era andato accumulando nella tradizione religiosa ebraica, che aveva trasformato questo giorno, come dire, in una sorta di incubo, cioè
si parlasse un pochino in termine, cioè di qualche cosa di, cioè, che anziché diventare un giorno di distensione, un giorno di serenità, un giorno di riposo, devo stare a pensare, non posso fare più di 200 metri, non posso fare un passo avanti, non posso fare un passo indietro, non posso prendere quella cosa in mano, non posso accendere l'accendino, non posso accendere il fuoco. Ricordare il giorno di sabato per santificarlo, non farei alcun lavoro, ti riposerai, quindi sarà un giorno bello, ma così me lo trasformi veramente in qualche cosa di allucinante, con tutta la letteratura che poi è fiorita, no? Ma vedremo che trattandosi di un precetto positivo, come il primo comandamento, la prima parte del primo comandamento, no? Quindi è ricordati di santificare le feste, onora tuo padre e tua madre. La Chiesa, ecco perché è importante soprattutto in questi comandamenti fare attenzione al catechismo, la Chiesa dà delle indicazioni molto concrete perché, numero uno, noi possiamo dire, vabbè, quando è che io ho adempiuto questo comandamento? Cioè, dice, santificare le feste, non fare alcun lavoro, dice, allora se studio la domenica, se sono un dipendente e mi costringono a lavorare, se faccio il medico e lavoro alla guardia medica, se faccio il poliziotto, cioè se faccio il prete, i preti la domenica lavorano più degli altri giorni, insomma, no? Ecco, per dire. Allora, ci sono tutta una serie di dinamiche che vanno certamente incanalate e vanno ben interiorizzate perché, fermo restando l'osservanza del comandamento, lo vedremo. Ci vuole una capacità di indirizzare la nostra coscienza verso il bene e verso la rettitudine. La Chiesa ci dà dei parametri oggettivi, ci dice: guarda, per adempiere questo giorno, vedremo, per adempiere questo comandamento, questo è quello che devi fare. Ecco, però vedremo che in alcune formulazioni grande è lo spazio lasciato alla nostra coscienza. E qui mi si permetta di esprimere alcune considerazioni, no? L'Apostolo San Giacomo dice: chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, esercitando a memoria, questi troverà la sua felicità nel praticarla. E San Paolo, nelle sue lettere, specialmente nella lettera ai Romani e nella lettera ai Galati, dice che nostro Signore Gesù Cristo ci ha liberato dalla schiavitù della legge, dal giogo della legge, quindi da qualche cosa che tu c'hai un cappio al collo. Poi si affretta subito a dire, dice, che significa? Che questo vuol dire possiamo fare quello che ci pare? Dice, no, questa libertà non deve diventare un pretesto per vivere secondo la carne, ma perché appunto nella carità siamo a servizio gli uni degli altri. Allora, teniamo subito presente, lo vedremo bene questa sera se il Signore mi aiuta, saremo sintetici ma anche speriamo precisi, no? In diverse circostanze il catechismo, ma Dio stesso, farà appello alla nostra coscienza, cioè tu sei tu che devi imparare a capire bene come relazionarsi dinanzi a certe realtà, cominciando ad ascoltare quello che ti dice il cuore, perché è nel cuore che ti parla Dio. Cioè, la legge di Dio, specialmente la legge come presentata nella formulazione del Nuovo Testamento, non è come era diventata per gli Israeliti 613 precetti, quindi un prontuario sistematico, dettagliato, particolareggiato, dove tu qualunque cosa ti trovi dinanzi, se succede questo devi fare questo, se succede questo devi fare questo, se succede questo devi fare questo. Non è così. Allora, tu hai il cammino della vita, cioè i 10 comandamenti sono le 10 parole, il percorso, il senso, l'obiettivo, il fine. Hai un certo margine di libertà su come raggiungerlo. E devi capire tu tutto ciò che ti impedisce e ti intralcia in quel fine da raggiungere, che è il valore del comandamento, e toglierlo. D'accordo? Toglierlo.
faccio un esempio sciocco, anticipiamo un tema, no? Se io so che non so controllarmi a una certa ora davanti alla televisione, non so controllarmi e potrei cominciare ad andare a gironzolare. Queste erano cose che capitavano tanti anni fa, adesso non lo so che cosa c'è in giro, che con internet diventa anche pletorico, no? Cioè, non so controllarmi e potrei andare a mettermi nell'occasione di peccare contro il sesto comandamento. Se io ho questa realtà, che cosa devo fare? Evita di farlo. Un'altra persona che non ha questo problema, se a mezzanotte vede una cosa edificante, ammesso che ne facciano a quell'ora in televisione, ma non c'è nessun problema. Quindi, nel senso che la legge è uguale per tutti, nella sostanza sì, ma nelle modalità poi concrete che ci portano verso la legge di Dio, noi dobbiamo imparare ad ascoltare la voce della coscienza. Gli esempi classici, adesso cominciamo a mettere le mani un pochino avanti, no? Che lavori si possono fare la domenica e quali non si possono fare? Posso andare al bar, posso andare al ristorante, posso andare a fare shopping. Comincio a mettere un pochino di pulci, no? Sì, vedremo che la Chiesa ci dà delle indicazioni, ma non allora, ristorante sì, bar sì, palestra no, centro commerciale no, no, non ci dice le cose in questi termini, ci dà dei criteri, ci dice delle cose, ci dà delle indicazioni, poi sei tu che devi capire, perché sei tu che poi rispondi al Signore di questa cosa, e perché sei tu che da come vivi questo comandamento ti vai a giocare la vita. Perché se esci dalla volontà di Dio, questa è una cosa che dobbiamo, esci dal cammino della vita. Cioè, le 10 parole, i 10 comandamenti, teniamo sempre presente, sono su quella grande promessa vetero-testamentaria di nostro Signore: io pongo dinanzi a te la vita e il bene, la morte e il male. Il Signore ti esorta, scegli dunque la vita perché sia felice tu, i tuoi figli e la tua discendenza dopo di te. D'accordo? Quindi ci dobbiamo mettere del nostro necessariamente e dobbiamo imparare a fare le nostre scelte davanti al Signore, certamente alla luce dei valori che dobbiamo conoscere. La nostra coscienza deve essere formata, non deve essere lasciata in balia di se stessa, ma deve imparare ad agire però, e non pretendere di avere la papparella sempre tutta pronta. D'accordo? Attenzione che questo capita con la legge di Dio, ma parlo dai miei quasi 50 anni, capita anche con quella che si chiama la direzione spirituale. Credo di averlo già detto in qualche passaggio, forse proprio in questo ciclo di catechesi, forse parlando della confessione, no? Il direttore spirituale non è che, allora, siccome nei comandamenti non c'è scritto tutto quanto, come dire, il prontuario riga per riga, lo chiedo al padre spirituale, così me lo dà lui. Allora, quello che Dio non fa, dovrebbe farlo il padre spirituale, quindi sostituendosi a Dio, d'accordo? E sostituendosi alla tua coscienza, facendo questa doppia sostituzione che, dove sta scritto che sia una cosa buona farla? E generalmente chi cerca la direzione spirituale cerca questo pensando di fare cosa buona. E può succedere anche che il direttore spirituale faccia questo in perfetta buona fede, pensando di fare cosa buona per le anime. Ma non è così. Non è così. Noi dobbiamo imparare a vivere questa sana e santa libertà dei figli di Dio, che ripeto, non è lo spirito indipendente e mondano per cui faccio come mi pare. Questa non c'è niente a che fare con la libertà evangelica, però siamo interpellati. Allora, detto questo, cominciamo a vedere rapidamente. Il terzo comandamento è facilissimo. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo, nell'Antico Testamento la formulazione è: ricordati di santificare le feste, evidentemente nel Nuovo Testamento.
Quindi, qual è il punto fondamentale? Il punto fondamentale, evidentemente, è la domenica. Cominciamo subito dalla domenica. Perché la domenica? È evidentissimo, d'accordo? La domenica, domenica viene dal latino dies domini, per questo che si chiama domenica, che significa il giorno del Signore. Perché la domenica? Perché la domenica è il giorno in cui il nostro Signore è risorto. La domenica, fin dai primissimi tempi, era celebrata come l'ottavo giorno, cioè Dio ha creato il mondo in sette giorni, no? Quindi il sabato era il settimo giorno, Antico Testamento, no? Shabbat in ebraico è proprio il sostantivo del verbo Shabbat, che significa riposare, quindi proprio cioè, dire sabato, dire riposo è la stessa cosa in ebraico, d'accordo? Sono termini sinonimici. Però, sì, vero, ma che cosa è successo? Anche nel sabato santo, il nostro Signore Gesù Cristo si è riposato delle sue fatiche, ha riposato nel sonno della morte, dicevano i primissimi commentatori, è sceso negli inferi, da coloro che stavano dormendo, anche loro nel sonno della morte, per portarli in cielo. Ma poi che cosa è successo? Che il primo giorno dopo il sabato, dicono i Vangeli, quindi non semplicemente il primo giorno della settimana, ma questa sorta di giorno nuovo, il primo dopo il sabato, tant'è vero che nella Chiesa è stato chiamato l'ottavo giorno, cioè che coincide con il primo, ma è non il giorno, il primo giorno della creazione, ma è il primo giorno della nuova creazione. Gesù è risorto dalla morte, è il giorno della sconfitta della morte, è il giorno della nascita della vita che non muore più. Quindi come fai a non festeggiare questo giorno? È il giorno del paradiso, d'accordo? Per la risurrezione di Gesù noi andremo in paradiso, per la risurrezione di Gesù i nostri corpi risusciteranno, per la risurrezione di Gesù si inaugurerà in noi quella nuova creazione, che quella vita che non conoscerà tramonto, che vivremo perfettamente glorificati anche con i nostri corpi. Quindi è il giorno dei giorni, è proprio il top, è proprio il non plus ultra. E quindi cosa dice il catechismo? La domenica si distingue nettamente dal sabato, il quale cronologicamente succede, porta a compimento nella Pasqua di Cristo la verità spirituale del sabato ebraico ed annuncia il riposo eterno dell'uomo in Dio. 2175. Già dire questo qui, pensiamo per esempio, diciamo un pochino di cose, tutte le tradizioni che abbiamo smarrito, che anche queste qui non sono degli incubi, come dire, o dei modi per rifarci altre leggi come i nostri fratelli ebrei, quindi loro si facevano le cose, noi ci facciamo le leggi della domenica, però tutte le cose belle legate alla domenica, i pranzi domenicali, i dolci, le pastarelle, aprire una bottiglia di vino buono, il vestito della domenica, il vestito bello, d'accordo? Il vestito più bello. Non è che sono cose semplicemente, dice, ma queste sono stupidaggini, queste sono cose formali, chi se ne importa. Non sono certamente essenziali, non è che uno adempie il terzo comandamento se si mangia le pastarelle la domenica, no? O se si mette in giacca e cravatta la domenica e gli altri giorni va in jeans. No! Ma capiamo subito, no? Questo è un giorno speciale, questo è un giorno grande. Allora, se a me mi invitano a un matrimonio, ma scusate, ma io al matrimonio ci vado in jeans, ma non ci vado in jeans, no? Se mi riceve il Presidente della Repubblica o il Papa in udienza privata, ma che vado con i jeans strappati? No, perché è un evento clou. Ma capite, nella mente della Chiesa, lo vedremo, noi dovremo vivere la domenica proprio come il giorno dei giorni, come il giorno più bello, come il giorno meraviglioso, il giorno fantastico, il giorno eccezionale, il giorno atteso, e quindi il giorno proprio, non vedo l'ora che arrivi la domenica, la voglio vivere con tutto me stesso, d'accordo? Allora, tutto quello che aiuta questo è il giorno della gioia, il giorno della felicità, d'accordo? C'è il giorno in cui ma quanto è bello la domenica, che bella giornata, deve essere per forza una bella giornata, d'accordo? Anche in Quaresima, adesso siamo prossimi alla Quaresima, nel momento diciamo contingente in cui capita sta catechesi, no? Ma anche le domeniche di Quaresima, per quanto
ci sia, come dire, una attenuazione, no? Vedremo anche, non stanno i fiori vicino all'altare, non si possono fare canti, come dire, troppo, non si dice l'alleluia neanche la domenica, non c'è il gloria, quindi c'è un pochettino di assopimento, come dire, di riduzione, diciamo così, dei riflettori, di sobrietà, diciamo così, anche nella gioia, no? Però è sempre domenica, cioè la domenica non si fa digiuno, manco in quaresima, d'accordo? Non è proprio adatto, insomma, perché è comunque il giorno del Signore, sì, è tempo di quaresima, ma è comunque il giorno del Signore. E addirittura nelle domeniche Laetare e Gaudete, no? La quarta di Quaresima, la terza d'Avvento, cioè la Chiesa dice facciamo un po' meno che a Pasqua, ma un po' più che in Quaresima, un po', perché non si può stare troppo tempo, come dire, sempre, sempre così, no? Allora, prime, diciamo così, stimolazioni alla nostra coscienza, cioè tutto quello che mi aiuta a solennizzare, ma non in senso formalistico, come dire, ritualistico e brutto, no? Esteriore, la domenica, usiamolo, usiamolo, ci fa bene, d'accordo? Il Signore vuole che in quel giorno, il Signore non è contento che noi sul pianeta Terra, cioè la legge del lavoro, gli affanni della vita, le tribolazioni, noi sappiamo bene dalla sana dottrina cattolica, abbiamo modo di tornarci, sono tutte conseguenze del peccato. Lavorare col sudore della fronte è ciò che Dio disse ad Adamo dopo il peccato originale, d'accordo? Le tribolazioni, gli affanni della vita, sono tutte conseguenze del peccato. La nostra vita terrena avrebbe dovuto essere paradiso terrestre, in preparazione al paradiso celeste, non come la conosciamo. Purtroppo, una volta che si è instaurata quella che San Paolo chiama la legge del peccato e della morte, tutto concorre, diciamo così, alla redenzione da questo stato miserevole, anche il lavoro, anche le sofferenze, e poi tutta la nostra arte consiste nel santificarle queste cose. Il lavoro non è soltanto come dire, una penitenza che devo fare, no, ma diventa anche un modo con cui io nobilito me stesso, faccio del bene al prossimo, concorro allo sviluppo del bene nel mondo, alla crescita dell'umana società, questo è tutto quanto il processo di santificazione. Però per un giorno uno studio dice: e vive un anticipo del paradiso sulla terra, ma che te lo devo comandare? Non sei contento, insomma, no? Diventa quasi assurdo che una persona si privi della domenica, no? Quindi, sii contento, fai festa, sii felice. Questo è il senso di questo giorno. E dentro questo senso globale, noi potremo anche capire, come dire, i comportamenti che ci sono chiesti perché questo giorno sia un giorno santo. Attenzione, santo, lo vedremo, non è soltanto il contatto con le cose sante, ma anche il contatto con le cose sacre. Quali è la famiglia? Quali è un parente? Quali è una persona che è malata, un infermo, che è bisognoso? Quali sono i nostri figli? Quali sono il contatto col creato, con le cose belle della vita? Certamente c'è anche il momento celebrativo, liturgico, che chiaramente sta al primo posto nella santificazione della domenica, no? Ma già dentro questo orizzonte, no? Una persona che la domenica lavora, poi attenzione, non voglio mettere pesi come i farisei sulle coscienze, perché in alcune circostanze non si può non lavorare e non si fa peccato, come vedremo. Però vediamo qui anche nel catechismo, come dice, se è possibile evitare è sempre meglio, d'accordo? Perché non credo che nessuno, lavorando, per quanto possa farlo con gioia, il lavoro che fa, sia così contento di passare sto giorno, no? Perché il lavoro non è un divertimento, d'accordo? Non è una cosa, sì, può essere una cosa soprannaturalmente bella, nel senso che abbiamo già visto, insomma, io lo faccio con amore, lo faccio con dedizione, per carità, mi piace, quindi è un qualche cosa che mi gratifica. Non tutti hanno questa grazia, purtroppo, di poter fare un lavoro che sia gratificante. Per molti, purtroppo, a lavorare bisogna lavorare, quindi trovo il lavoro che faccio, il lavoro che ho trovato. Non è detto, insomma, che sia
che sia questo, no? Allora, quindi questo è l'orizzonte, no? Ora, certamente c'è anche una dimensione, dice subito il catechismo, morale. Qual è la dimensione morale? Questo è il numero 2176 della domenica. È il dovere morale, no? Quindi la morale c'è un dovere, ma di rendere a Dio un culto esteriore, visibile, pubblico e regolare, nel ricordo della sua benevolenza universale verso gli uomini, cioè la partecipazione soprattutto liturgica, Eucaristia, ricordiamo che vuol dire innanzitutto rendimento di grazie, è una cosa non privata, è una cosa pubblica, cioè io attesto pubblicamente, cioè quando noi andiamo a messa, la messa è un fatto pubblico, d'accordo? Io quando la mando in streaming faccio attenzione a non riprendere i presenti, ma di per sé la messa è un fatto pubblico, la chiesa è un luogo pubblico, tanto è vero che perché anche durante il Covid, come dire, anche i vescovi hanno poi, insomma, in spirito di collaborazione col governo, fatto tutta una serie di norme, perché la chiesa è un luogo pubblico, d'accordo? Non è un luogo privato, quindi andare lì vuol dire espormi al pubblico, io sto dicendo a tutti che io a Dio ci credo e che a Dio gli vado a rendere il culto che gli devo dare e che gli è dovuto. Quindi anche esteriore, anche partecipando esteriormente con i gesti con cui si deve partecipare alla Santa Messa, questo poi lo vedremo quando parleremo dell'Eucaristia, visibile, cioè le persone lo vedono che io sto lì, e regolare, cioè non occasionale, tutte le domeniche, tutte le feste comandate. D'accordo? Questa è la dimensione morale, questa qui del comandamento, no? Ora, dice il Catechismo che la celebrazione domenicale del giorno e dell'Eucaristia del Signore sta al centro della vita della Chiesa, al centro, non è, come dire, un optional, perché è il giorno in cui si celebra il mistero pasquale e deve essere osservato come il primordiale giorno festivo di precetto. È una cosa importantissima, c'è una bellissima enciclica che c'è scritta al riguardo, San Giovanni Paolo II, la Dies Domini, che è meravigliosa, bellissima, sempre attualissima, che cerca proprio di instillare nei cuori dei fedeli questo grande amore, di aiutare a riscoprire la bellezza di questo giorno, a viverla. D'accordo? Oh, e chiaramente la celebrazione liturgica è il cuore della domenica, è la prima cosa a cui fare attenzione la domenica, no? La celebrazione liturgica nell'ultima localizzazione della chiesa, insomma, no? Che è la parrocchia. Certamente il diritto canonico dice che si adempie al precetto, evidentemente andando in qualunque parrocchia, cioè, se uno è impossibilitato o ha dei problemi oggettivi con la propria, non fa niente, e a partire dai primi vespri della domenica, perché sappiamo che i primi vespri del sabato sera sono già domenica, in questo la tradizione della Chiesa ha conservato, diciamo così, l'antico uso del calendario ebraico sapete che nel calendario ebraico la festa comincia dal tramonto del sole del giorno. Quindi ci si entra già nel riposo dal tramonto del sole, no? E per cui la Chiesa ha stabilito che l'osservanza del precetto da un punto di vista di partecipazione alla celebrazione liturgica avviene anche qualora si partecipi il sabato sera. Ecco, quindi dice proprio testualmente questo perché lo comprendiamo, no? È proprio una citazione, insomma, del diritto canonico dentro il Catechismo. La domenica e le altre feste di precetto, i fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipare alla Santa Messa. Qui leggo proprio, soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico o nello stesso giorno di festa o nel vespro del giorno precedente. E adesso cominciamo subito.
Quindi consideriamo prima la partecipazione liturgica. Ecco il primo punto dove la nostra coscienza viene chiamata in causa. L'Eucaristia domenicale fonda e conferma tutto l'agire cristiano. Per questo i fedeli sono tenuti a partecipare all'Eucaristia nei giorni di precetto. Sono tenuti, non è un optional, non è un invito, non è una raccomandazione, è un comando. Essendo però un precetto positivo, ci possono essere delle cause che giustificano la propria assenza, cioè, riprendo la citazione, per questo i fedeli sono tenuti a partecipare all'Eucaristia nei giorni di precetto, a meno che siano giustificati da un serio motivo e ad abbundanza, apre parentesi, ne specifica un paio, quindi un serio motivo. Per esempio la malattia, o qui aggiunge la cura dei lattanti, ma proprio lattanti, d'accordo? Ecco, o ne siano dispensati dal loro parroco, questa è una cosa che pochi sanno. Quando per qualche motivo non si può andare a messa la domenica, comincia ad esserci una difficoltà abbastanza rilevante, però la mia coscienza dice, ma mi scuserà questa cosa? Questa è una cosa che si può fare da un punto di vista canonico. Avverto il parroco, chiamo il parroco, dico, padre, guardi, ho questa difficoltà, mi può dispensare dal progetto domenicale? Il parroco può dare la dispensa, come dire, tu curo, oppure può dire, sì, ti dispenso, però recupera la messa un giorno durante la settimana che non hai questi incomodi che sono sopravvenuti per il giorno di festa, no? Ecco, quindi è possibile. Aggiunge poi, coloro che deliberatamente non ottemperano a questo obbligo commettono un peccato grave. Che significa? Qui rimando, io credo di aver tante volte evidenziato che quando ho fatto quell'intervento sul peccato grave, la differenza tra peccato grave e peccato mortale, quella è stata una catechesi importante, quindi invito ad ascoltarla chi magari sta ascoltando questa e ancora non l'avesse sentita, perché è basilare. Allora, coloro che deliberatamente non ottemperano a questo obbligo, cioè tu potresti andare a messa, non c'è nessun grave motivo che te ne distoglie, dici non me ne importa niente, non ci vado, quindi in questo caso tu commetti un peccato grave. Se deliberatamente non ci vai, il peccato diventa proprio mortale nella misura in cui la tua coscienza si rende conto di quanto sia grave, insomma, trasgredire, non mancare all'appuntamento con colui che è morto in croce per te e che si è inventato il miracolo della messa per farti entrare in contatto con lui. Ma quando la non presenza è deliberata, quindi non è giustificata da qualche causa, già di per sé stesso il peccato è grave. Quindi vuol dire che la materia è materia grave, non è materia lieve, almeno la domenica. Ecco, noi sappiamo che ci sono delle testimonianze anche molto antiche, per esempio i commenti patristici al Padre Nostro, tanti ce ne sono, dove molti autori dicevano che cos'è dacci oggi il nostro pane quotidiano? È l'Eucaristia anzitutto. Prima l'Eucaristia e poi il cibo del corpo, prima il cibo dell'anima e poi il cibo del corpo. Questo ci fa comprendere, diciamo così, che è abbastanza recente la diffusione, fin dai primi secoli, della pratica della messa e della comunione quotidiana, d'accordo? Che non sono certamente imposte dal precetto, ma che viva Dio, insomma, se una persona interiorizza l'importanza di questa cosa, è il regalo più grande che si possa fare a se stessi, eh? Quindi non c'è regalo più grande di questo che possiamo farci in questo mondo, eh? Però almeno la domenica lì non è semplicemente più un problema, come dire, di santificazione ulteriore, lì è un problema, c'è anche una dimensione morale, c'è il dovere di rendere a Dio il pubblico il culto che gli ha dovuto, il dovere di ringraziarlo per tutto quello che ti ha donato, il dovere di dedicargli in pubblico parte del tuo tempo. Continua il Catechismo del 2182, quindi attenzione, il serio motivo, prima di continuare, chi è il primo a giudicare il serio motivo?
la tua coscienza. Ho detto anche durante l'omelia della scorsa settimana che a quanto pare, da statistiche recenti, dopo il lockdown un terzo di quelli che un tempo erano praticanti hanno smesso di andare a messa la domenica. Mi chiedo da sacerdote, cosa significa questo fatto? Cosa significa? Bisogna preoccuparsi di questo fatto o bisogna di, cioè di questo fatto, cioè di quello che succede adesso? Quindi adesso abbiamo un terzo di fedeli in meno, preoccupiamoci ancora di più. È questo ciò di cui bisogna preoccuparsi o ciò che questo fatto ci rivela, ci fa capire? Quindi non bisogna preoccuparsi di adesso, ma bisogna preoccuparsi di prima, di prima. Perché il discorso è molto semplice. Quando la Chiesa parla di motivo serio, tu devi fare un giudizio di coscienza di cui rispondi davanti a Dio. Dio lo sa se il motivo è serio, cioè se ti viene un raffreddore, cioè e dice, ah, io non vado a messa perché c'è un raffreddore, insomma. È malattia? Ah, ma c'è scritto nel catechismo che se c'è stata la malattia, ma che può del raffreddore è la malattia? Certo, se c'è una polmonite o 40 di febbre, è inutile che stiamo a parlare, no? Non serve certamente che chiami il parroco a farti la dispensa, non serve neanche confessarsi, d'accordo? Perché non c'è la volontà, d'accordo? Quindi, però io ho sempre suggerito, prima di darsi per vinti, combatti, perché noi sappiamo anche che esistono le tentazioni, certamente il diavolo non è molto contento che noi andiamo a messa la domenica, no? Quindi qualche bastone tra le ruote ce lo metterà. Se io, come dire, al primo soffio casco per terra, cioè, perché ho citato la pandemia, cioè, io capisco la preoccupazione, l'allarme, il clima, insomma, di diffusa paura, insomma, in cui stiamo tutti quanti immersi, no? Io ho scritto anche una lettera in questi giorni, dico, ma non è che ci stiamo facendo prendere troppo dalla paura, cioè sta avendo il sopravvento, cioè che ti dice la coscienza, no? Cioè, a me questo fatto, a mio avviso, fa uscire fuori quello che c'è nei cuori, come dice Gesù, no? Perché se io ci tengo andando a messa, per carità, con tutte le precauzioni possibili e immaginabili, non soltanto, cioè, anche se io magari non ci do troppa importanza, devo comunque rispettare le persone che mi stanno vicine e che potrebbero essere impaurite, quindi per carità, si osservi tutto quello che si deve osservare, però io di questa cosa non me ne privo, d'accordo? Se per me è una cosa importante, ma se per me non è una cosa non è importante, come dicevano le nostre nonne, ogni scusa è buona, mo c'è sta scusa qui, ah vabbè, allora mo ci contagiamo, è pericoloso, la Chiesa è diventata un posto pericoloso, stiamo a casa. Ma cosa rivela questo qui? D'accordo? Rivela quanto è importante per te questo appuntamento. Perché se fosse l'appuntamento degli appuntamenti, ci andresti, superando la paura, vincendo la paura, affidandoti un po' al Signore, no? D'accordo? Noi sappiamo che San Giovanni Bosco, quando ci fu a Torino, non mi ricordo che cos'era, se era la peste o il colera, disse ai suoi ragazzi, cioè, ragazzi, facciamo così. Chi è che non c'ha paura? Io vi dico che se voi rimarrete in grazia, farete la comunione, starete lontano dai peccati, per amore di Dio, andare ad aiutare questi poveracci appestati, nessuno sarà contagiato. E così è stato. E così è stato. Quest'anno, durante il giorno dell'Epifania, abbiamo mandato il bacetto a Gesù Bambino, no? Il bacetto come i bambini. In molte parrocchie è stato fatto così, no? Perché chiaramente contatti, cioè do il bacetto io, dopo il bacetto un altro, dico. Io ho pensato, dico, se tutti ci avessimo la fede che sposta le montagne, e se ce l'avessero anche magari i carabinieri governanti, che dopo chi ti vede gli dovessero dire qualche cosa, si potrebbe tranquillamente baciare il bambinello senza pericoli di contagio. Ma ce l'abbiamo tutti quanti questa grande fede
presenti, urbi e torbi, diciamo così, non avendola, è chiaro che devi per forza abbassare, abbassare, come dire, le asticelle e adeguarti e agire di conseguenza. Spero che si comprenda il senso di quello che sto dicendo, no? Allora, la dispensa dalla messa domenicale, quando te la dai? Cioè, qual è il problema che si deve frapporre tra te e Gesù per farti arrendere? Quanto grande deve essere questo problema? Ma già il termine arrendere è significativo, cioè c'è una lotta, oppure la prima cosa, cioè, beh, la prima scusa che è, la prima cosa che parte è la messa. Capiamo, no? Qui c'è il nostro cuore, d'accordo? Quando noi ci troveremo dinanzi al nostro Signore, siamo io e Lui. Cioè, io quando devo far riflettere qualcuno, gli dico, cioè, adesso sono da messa, perché guarda, dico, non, a me non mi devi niente. Tu devi immaginarti che vai dinanzi a Gesù. Tu potresti davanti a Gesù, avendo Lui dinanzi, che conosce tutto di te, dire, Signore mio, io ho fatto di tutto per esserci. Però è stata proprio impossibile. Sì o no? Cioè, non ti devi giustificare con me. Cioè, io sono un po' romo come te, certamente sono un prete, sono, no? Però. Ecco. Il catechismo prosegue: la partecipazione alla celebrazione comunitaria è dell'Eucaristia domenicale, è una testimonianza di appartenenza. Testimonianza di appartenenza. Io sono felice di essere battezzato, sono felice di appartenere alla Chiesa. Siamo noi felici di appartenere alla Chiesa? Oppure siamo di quelli che se la mangiano viva la Chiesa o i suoi ministri o le sue gerarchie o tutte come fanno tutti quanti? Questo non è comportamento da buoni figli di Dio. La Chiesa non si tocca, lasciamo che la tocchino, cioè lasciamo, lo vogliono fare, lo facciano, quelli che la criticano, che ne stanno fuori, che non ne fanno parte, ma noi no, ma se qualcuno ci tocca nostra madre, ma scusate, ma che io mi faccio toccare mia madre così? Oppure sono io a dare il carico da 90 contro mia madre, cioè a parlare male di mia madre, ma anche se mia madre non fosse tutto sto granché, sto zitto, sto, no? Mica vado a rendere pubblici davanti a tutti i peccati di mia madre, ma che modo di fare, d'accordo? Testimonianza di appartenenza e di fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa. E in questo modo i fedeli attestano la loro comunione nella fede e nella carità, comunione nella fede, d'accordo? Durante la messa noi recitiamo il credo, che è quello che ci rende uni nella fede. Ci accostiamo all'Eucaristia, che è il vincolo della carità. Non possiamo accostarci all'Eucaristia, lo vedremo a suo tempo, se non siamo in pace e nell'amore gli uni con gli altri verso tutti. Essi testimoniano al tempo stesso la santità di Dio e la loro speranza nella salvezza. Quindi abbiamo affrontato la dimensione della partecipazione liturgica, no? Adesso sappiamo che la domenica è anche il giorno di riposo. Per gli ebrei questo era proprio, e anche nella formulazione del testo dell'Esodo, c'è indubbiamente un'accentuazione al riposo nel giorno del Signore, alla cessazione dal lavoro, perché il lavoro, come tante, è una delle dimensioni, diciamo, legate alla vita terrena. In paradiso non si lavora, d'accordo? Noi sappiamo che Gesù ci ha detto, il Vangelo dei Sadducei, no? In paradiso non si prende moglie e marito, d'accordo? Quindi, che significa che le cose terrene oppure meno belle della relazione uomo e donna non ci stanno più, ci saranno soltanto le cose belle, anche dell'unione tra uomo e donna. Il lavoro in paradiso non c'è, non ci sta più. Non c'è il lavoro in paradiso, non ci sta. Allora, se ti dicono un anticipo del paradiso, devi fare uno stop dal lavoro. Non soltanto dal lavoro inteso come appunto come attività onerosa che ti stanchi o fisicamente o intellettualmente, ma sappiamo anche che il lavoro diventa anche, no, è anche il modo con cui ci procuriamo il denaro necessario per vivere o, come
quando si lavora un po' tanto, accumuliamo denaro o ne facciamo di più. Allora, il denaro, qui il pontefice regnante è molto sensibile a questo tema e ha molto sollecitato i fedeli, no? Ma facendosi eco di ciò che Gesù ha chiaramente detto nel Vangelo, non potete servire a Dio il denaro. Non si può, d'accordo? Non potete servire a Dio e Mammone. Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio, no? Allora, questo è un giorno di per sé, attenzione, di per sé, di riposo. D'accordo? Di riposo, di astinenza dal lavoro, evidentemente anche qui, ove possibile. Sappiamo che ci sono, adesso poi leggo testualmente, attività necessarie. Cioè, immaginate tutti quanti i poliziotti e i carabinieri la domenica stessero tutti quanti a celebrare il giorno del riposo. Tutti quanti i criminali si metterebbero d'accordo, qualunque crimine dobbiamo fare lo facciamo la domenica, perché tanto i poliziotti e i carabinieri stanno tutti quanti a casa, non si può lavorare, non possono prendere pistole, non ci possono venire a fare niente, no? Cioè, carico un po', scherzo un po' per far capire, insomma, no? Oppure immaginate se medici e infermieri di tutti gli ospedali, la domenica è il giorno del Signore, non si lavora, se ti ammali oggi, te mori, d'accordo? Oppure le imprese di pompe funebri, muore uno la domenica mattina e te ne stai buttato dentro il letto perché non ti posso venire a fare quel minimo d'assistenza, ci vediamo lunedì. Cioè, capite? Cioè, io sto appunto esagerando, no? Quindi immaginiamo se uno si mettesse a fare un'osservanza farisaica in senso degenere di questo comandamento, si cadrebbe nel ridicolo, nell'assurdo, no? Pensiamo un povero operaio che adesso ci stanno le fabbriche a ciclo continuo, quello se ne starebbe tanto bene con la famiglia e con i figli, ma gli hanno messo il turno proprio la domenica. Dalle 6 alle 2 del pomeriggio, o peggio ancora, comunque sono, da mezzanotte alle 6 della mattina. Che deve fare quel poraccio lì? Quello sta in una fabbrica a ciclo continuo, cioè non è che può esimersi da questa cosa qui, non lo può fare. Ecco, quindi ci sono tutta quanto una serie di circostanze che rendono impossibile, ma proprio impossibile, l'astinenza totale dal lavoro. È chiaro che in queste circostanze che cosa vogliamo fare? Altre, come dire, che lo rendono difficile, d'accordo? Cose di cioè, però anche qui, se io capisco che il riposo domenicale è un regalo che il Signore mi fa, e che nella domenica devo farmi attento a tante altre realtà che adesso vedremo, se possibile mi tengo alla larga. Se ho la possibilità, quindi perché dipende solo da me, di non lavorare, oppure se posso non lavorare, magari però sapendo che rinuncio a dei guadagni in più. D'accordo? Avete visto? Mia nonna diceva: lavoro in giorno di festa, esce dalla finestra. Un po' di tempo fa lessi su un quotidiano, un annetto, un annetto e mezzo fa, che le aperture dei negozi domenicali erano state un fiasco, d'accordo? Perché non è vero che avevano contribuito ad una maggiore, come dire, redditività delle attività. Non è vero, perché il lavoro del giorno di festa cade dalla finestra. Un conto è un'attività necessaria o socialmente utile. Un conto è un'attività non di questo genere, adesso non voglio colpire nessuna categoria, no? Però, insomma, un negozio d'abbigliamento, che è sicuramente una cosa utile, non è una cosa indispensabile, insomma, no? Perché se non mi compro un maglione o un paio di pantaloni la domenica e aspetto il lunedì, non succede niente, d'accordo? Mi spiego, insomma, no? Quindi occorre fare questo discernimento e la Chiesa anche su questo ci dà dei criteri, non ci dice questo sì e questo no,
Questa è la lista dei lavori consentiti e questa è la lista dei lavori proibiti. Ecco, ok? Allora, anzitutto, l'istituzione del giorno del Signore contribuisce a dare a tutti la possibilità di godere di sufficiente riposo e tempo libero che permetta loro di curare, attenzione, la vita familiare, culturale, sociale e religiosa. Questi quattro aspetti, non il lavoro e i soldi, famiglia, cultura, vita sociale e religiosa. Non è che devi stare tutto il giorno a pregare, d'accordo? Per carità. Durante la domenica e gli altri giorni festivi, ecco qui nel 2185 l'indicazione, no? Di precetti, i fedeli si asterranno dal dedicarsi a lavori o attività, attenzione a termine, che impediscano il culto dovuto a Dio, la letizia propria del giorno del Signore, la pratica delle opere di misericordia e la necessaria distensione della mente e del corpo. Non ti dice questo sì e questo no. Qualcuno dice, ma faccio peccato mortale se la domenica studio? Dipende. Dato peccato mortale, insomma, è una parola grossa questa cosa qua. Cioè, se tu studi 10 ore la domenica, 12 ore la domenica, per quanto lo studio sia un lavoro intellettuale, quindi che non è che ti sposa, tu sei stato a studiare tutto il giorno. Se studi 6 ore la mattina e 6 ore poi studi dalle 6 a mezzogiorno e dalle 2, dalle 14 alle 20, fammi capire come fanno a messa, tra l'altro, no? Cioè, è troppo. Se c'hai l'esame un giorno dopo e un paio d'orette ti puoi mettere a ripassare, mi scoccia fare questi esempi, li faccio soltanto per far capire. È chiaro che non c'è nessun problema, d'accordo? Non c'è nessunissimo problema. Se sei un professionista, non so, sei un avvocato, ti ricordi che lunedì mattina c'è un'udienza in tribunale e ti ricordi che hai mancato, ti manca una carta dentro la cartella e dici no, devo passare allo studio per metterla. Non è che dici, ah, devo passare a mettere la cartella e boh, te lo trasgredisco la domenica. Capiamo il senso, no? Qui dobbiamo arrivarci a senso. È chiaro che se tu stai dalla mattina alla sera dentro l'ufficio, non rivolgi lo sguardo a tua moglie, non rivolgi lo sguardo a tuo figlio, a messa non ci vai. A stampo a contatto con le persone non ci stai, c'hai tua madre che sta da sola a casa con 40 di febbre, non la vai a trovare, tuo cugino che sta in ospedale e mi manca una telefonata, ma che c'è bisogno di te la scienza infusa? Dobbiamo capire il senso, dobbiamo capire di queste cose, no? Quindi vedete che la Chiesa dice sì, si asterranno da quali lavori? Da quelli che impediscono il culto a Dio, la letizia proprio del giorno del Signore, la pratica delle opere di misericordia e la distensione della mente e del corpo. D'accordo? Le necessità familiari, continua, o una grande utilità sociale, attenzione, costituiscono giustificazioni legittime di fronte al precetto del riposo domenicale. Quali sono? Non le specifica, devi fare discernimento. Necessità familiari, grande utilità sociale, non utilità sociale, grande utilità sociale. Ancora, i fedeli devono vigilare, vigileranno affinché legittime giustificazioni, quindi per lavorare, per fare altro, non creino abitudini pregiudizievoli per la religione, la vita di famiglia e la salute. E qui c'è una bellissima citazione, eh? L'amore della verità cerca il sacro tempo libero, la necessità dell'amore accetta il giusto lavoro. È proprio la sapienza proprio della Chiesa e delle sue disposizioni, no? Allora, ancora, questa domenica, che facciamo con questo giorno di riposo, questo giorno del Signore? Cioè, la pietà cristiana ha tradizionalmente consacrato la domenica alle opere di bene e ai servizi di cui necessitano i malati, gli infermi. I cristiani santificheranno la domenica anche dando alla loro famiglia e ai loro parenti il tempo e le attenzioni che difficilmente si possono loro accordare negli altri giorni della settimana. La domenica è un tempo propizio per la riflessione, il silenzio, lo studio, la meditazione,
che favoriscono la crescita della vita interiore cristiana. Ora, santificare le domeniche e i giorni di festa esige un serio impegno comune. Ogni cristiano deve evitare, altro bel criterio di discernimento, di imporre senza necessità ad altri ciò che impedirebbe loro di osservare il giorno del Signore. E questo vale, dice il Catechismo, per i governanti, quindi per chi fa le leggi, ma anche per i datori di lavoro, nei confronti dei loro dipendenti. E quando i costumi, lo sport, i ristoranti, le necessità sociali, quindi i servizi pubblici, richiedono a certuni un lavoro domenicale, ognuno si senta responsabile di riservarsi un tempo sufficiente di libertà. Cioè, c'ho il ristorante, posso tenere il ristorante aperto di domenica. Il ristorante è un'attività socialmente utile, così come il bar, d'accordo? Se non tieni il ristorante chiuso, non tieni il bar chiuso, pecchi mortalmente. E chi va al bar o al ristorante pecca mortalmente. Io sinceramente, dinanzi a affermazioni di questo genere, con la coscienza che ho maturato, a quasi 50 anni di esperienza che ho maturato, ho delle riserve, d'accordo? E non sono il solo, insomma, no? È chiaro che tu devi anche capire il contesto, la situazione, tante altre cose. Cioè, se ci tieni, metti al sicuro la messa domenicale e ti puoi organizzare per farlo. Se ci tieni, fai in modo, comunque almeno, di riservare un pochino di tempo. Prenditi un tempo sufficiente di libertà, ma fallo per te, capito? Cioè, poi devi valutare tu, capisci? Cioè, qui è un problema, su queste cose entra proprio, questo è come la pandemia in relazione alla partecipazione della Santa Messa. Cioè, questo è un comandamento che mette fuori quello che c'è nel tuo cuore. Facciamo un esempio teorico, no? Allora, io faccio un lavoro, un'attività che in teoria potrei conservare la domenica senza di per sé stesso, come dire, trasgredire il terzo comandamento. D'accordo? Supponiamo uno abbia un ristorante, un bar, un'azienda sportiva, insomma, o cose di questo genere. Domanda. E se io mi prendessi la domenica, se io la domenica tenessi chiuso, che succede? Vado, cioè, diventa un problema grosso o è soltanto qualche soldo in meno? Questo è lo stesso esempio che si fa, per esempio, ci sono i supermercati, adesso purtroppo la domenica stanno aperti, non dovrebbero stare aperti, ma chi risponde di questo? Quel polo dipendente? No. Risponde ad alti livelli chi ha permesso queste cose e chi le mantiene in essere, no? Il dipendente certamente no. Però quante volte mi hanno chiesto, dice, ma io la domenica c'ho il turno, devo andare a lavorare. Domanda: tu potresti non lavorare, cioè nel senso, nel contratto c'è l'obbligo di lavorare la domenica oppure non c'è l'obbligo? Però se vai a lavorare di domenica guadagni più soldi. Per questo è un punto fondamentale. Se c'è l'obbligo non ci puoi fare niente. Se guadagni più soldi tu devi fare un giudizio di coscienza. Vado a lavorare domenica solo per guadagnare più soldi? Mi posso prendere, che perché voglio questi più soldi? Perché ho 5 figli, 6 figli e ci moriamo di fame? Oppure sono un single e con quei soldi in più mi posso togliere uno sfizio in più? Capiamo il discernimento. D'accordo? Dobbiamo capire queste dinamiche molto molto importanti. Ecco. Allora, con questo possiamo certamente concludere. La domenica è un giorno meraviglioso. Ecco, quindi io concludo sintetizzando. Il giorno di domenica deve essere osservato in tutta la Chiesa come il primordiale giorno festivo di precetto. La domenica e le altre feste di precetto, i fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipare alla messa. La domenica e le altre feste di precetto, i fedeli si astengono da quei lavori e da quegli affari che impediscono di rendere culto a Dio e turbano la letizia proprio del giorno del Signore o il dovuto riposo della mente e del corpo. Tutto questo
evidentemente affidato al nostro cuore e al nostro discernimento. Bene, ci vediamo la prossima volta, dove probabilmente, prendendo spunto, ecco, dalla messa domenicale, possiamo introdurci al grande argomento dell'Eucaristia. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga, e alla prossima.